Buongiorno, continuiamo a raccontare storie di resistenza contro il nazismo e storie di resistenza nella Shoah. Questa è la storia di un circo, è la storia d'amore tra due artisti circensi ed è la storia di amicizia e di solidarietà della famiglia di questo circo che durante il regime nazista ha scelto di salvare un'intera famiglia di ebrei dalle deportazioni. Ma andiamo per ordine. Il circo Althof viene fondato in Germania nel 1700 e diventa presto uno dei circhi più famosi del paese e poi anche in Europa per la perfezione tecnica dei suoi spettacoli. La dinastia circense che fonda quindi appunto questo circo dedica tutta la sua energia e la sua passione per innovare e sviluppare continuamente nuovi numeri. Qui vendiamo una locandina pubblicitaria del circo Althof agli inizi del secolo. Il protagonista della famiglia Althof, che ci interessa raccontare, è Adolf. Adolf Althof nasce in una roulotte, come è consuetudine nel mondo del circo, nel 1913 in Germania. Nasce quindi 20 anni prima di un altro Adolf, Adolf Hitler, il leader del Partito Nazionalsocialista, che nel 1933 inizierà a governare la Germania, trasformandola presto in una dittatura. Nel 1936 Adolf Althof ha 23 anni e decide di staccarsi dai genitori e di fondare con sua sorella Helene un suo proprio circo. Nel frattempo è diventato un grande ammaestratore di cavalli e anche di tigri e quindi si è affermato per questi numeri, ma anche per la capacità manageriale di gestire un suo proprio circo. Poi qualche anno dopo, quando la Germania scatena la Seconda Guerra Mondiale aggredendo la Polonia, quindi a partire dal 1939, i due fratelli Adolf e Helene si separano e ognuno fonda il suo circo, un po' come consuetudine nelle grandi famiglie che conosciamo in Italia, dei Togni, degli Orfei, eccetera. Qui vediamo un'altra fotografia di Adolf mentre presenta un numero ammaestrato con i cavalli. Un giorno, nell'estate 1941, il circo fa tappa nella città tedesca di Darmstadt, che è una cittadina di media entità nell'Assia, quindi nella regione dell'Assia in Germania. Tra gli spettatori ammirati che assistono allo spettacolo c'è una ragazza giovanissima di appena 18 anni che si chiama Irene Dammer con la sorella Gerda. Irene e Gerda sono per metà ebree, infatti la loro madre è ebrea, e anche loro appartengono ad una illustre famiglia circense, la famiglia che porta il cognome materno, il cognome Lorsch, che si è affermata in Europa agli inizi del secolo, ma che poi ha dovuto decretare bancarotta nel 1930, sia per la crisi economica del 1929, sia per il clima antisemita che si diffonde in Germania come nel resto dell'Europa a partire dagli anni 20. Ebbene, Irene Dammer, essendo metà ebrea, è pesantemente discriminata nel suo paese d'origine, nella sua patria, la Germania, sin dall'inizio del regime nazista, ma in particolare le leggi di Norimberga, che sono promulgate nel settembre 1935, discriminano anche i cosiddetti Mischlinge, cioè i cosiddetti mezzi ebrei come Irene. Quindi Irene, che vorrebbe studiare il violino, deve abbandonare appunto i suoi corsi di musica, vorrebbe diventare danzatrice, non può più continuare, ma soprattutto le viene vietato di esibirsi come artista del circo. E allora in quell'estate 1941, sono già 2 anni che la Germania è in guerra, sono già 2 anni che hanno avuto inizio le prime deportazioni degli ebrei tedeschi, ma è soprattutto il 1941, l'anno della Shoah, l'anno in cui si avvia il genocidio degli ebrei. In quell'estate Irene trova il coraggio, o forse la spavalderia della sua giovane età, di avvicinare Adolf Althof al termine dello spettacolo per chiedergli un lavoro. Ora, Adolf conosce le origini per metà ebree della ragazza e soprattutto sa che sono anni molto pericolosi per aiutare gli ebrei. Sa che può rischiare non solo la sua intera azienda che è il circo, ma che può avere anche conseguenze pesanti fino all'arresto, all'arresto e all'internamento in prigione o in campi di concentramento. Ma non esita ad assumere la ragazza. Negli anni dopo la guerra dirà che aveva bisogno di una terza donna per comporre un trio artistico al quale partecipava anche sua moglie si chiamava Maria,
e che era costituito da tre acrobati danzatrici con degli elefanti. Quindi Irene, che aveva già una certa esperienza, era carina, si prestava bene a, diciamo, far parte di questo numero artistico. In realtà la sua decisione fu una decisione consapevole anche del rischio che si stava per assumere. Qui vediamo una fotografia di Irene in un numero del circo Althoff e tra queste cinque persone che sono rappresentate, vediamo in fondo un clown che è il ragazzo di cui Irene si innamora, Peter Bento, di origine belga, col nome d'arte di Peter Bento Storm, si innamora follemente, Irene si innamora follemente di questo ragazzo, con lui fonderà una famiglia, si sposeranno anche se non legalmente durante la guerra, appunto per le origini ebraiche di Irene che rendevano impossibile celebrare il matrimonio, ma insieme avranno una famiglia molto numerosa. Vediamo un'altra fotografia di Irene in costume da scena e ancora una terza fotografia in cui Irene è la ragazza che appoggia la gamba sulla scaletta della roulotte. In cui appunto gli artisti del circo parlano tra loro, c'è anche seduto sulla scaletta Peter che è il suo grande amore. Ebbene, la coppia appunto ha intanto il primo figlio, a dicembre 1942 nasce un bellissimo bambino, lo vediamo in questa fotografia con i loro genitori che decidono di chiamare Peter o Pierre e poi durante la guerra avranno un secondo figlio che chiameranno Jano e infine ancora tre figlie, questa volta appunto tre bambine, che nasceranno però dopo la liberazione. Il primo parto di Irene è un parto drammatico perché deve effettuare un cesareo in tempi di guerra e non viene curata bene, quindi ne avrà delle conseguenze fisiche molto pesanti, al punto da non potersi mai più esibire, quindi con grande dolore per una carriera artistica precocemente interrotta. Quel parto è così difficile che Irene decide col piccolo Peter di andarsi a riposare a casa della sua famiglia materna, che abita a qualche chilometro di distanza da Darmstadt, dove nel frattempo il circo Althoff ha fatto una tappa più prolungata, ed è quindi il bambino abbiamo detto che nasce nel dicembre 1942, Irene sta un paio di mesi a casa della madre. E a febbraio 1943 si presenta alla Gestapo a casa della famiglia Dahmer-Lorsch, perché appunto le origini ebraiche della famiglia sono diventate una condanna appunto per la deportazione, mentre la madre e la sorella, Irene col bambino, riescono a nascondersi e a scappare, la nonna, che è anziana, non può scappare, viene arrestata e morirà ad Auschwitz. È in quel momento che Irene capisce che deve mettere al sicuro la sua famiglia, che quindi diciamo le origini per metà ariane, quindi non ebree, non la proteggono più, non proteggono più né lei, né il bambino e nella sua famiglia d'origine. Quindi torna precipitosamente al circo, va dai suoi suoceri, quindi da Adolf e Maria, e chiede loro di proteggere la madre, il padre e la sorella Gerda. E in cambio propone il lavoro del padre, che appunto anche lui era un circense, come forma appunto di aiuto per il sostegno della famiglia. Bisogna dire che il padre di Irene, Hans Dammer, non è perseguitato perché appunto abbiamo detto che non è ebreo. Era stato peraltro arruolato in guerra come tutti i tedeschi dell'epoca e era stato spedito quindi sul fronte di combattimento, ma quando il suo matrimonio con un'ebrea era diventato di dominio pubblico all'interno dei circoli militari, era stato rispedito a casa, quindi congedato, con l'impegno di divorziare immediatamente dalla moglie ebrea e di tornare poi al suo posto in guerra. Hans disobbedisce, quindi non accetta di divorziare dalla sua amata moglie, preferisce rimanere accanto alla sua famiglia e condividere con lei il suo destino. Ebbene, Adolf Althoff si assume un rischio ancora più grande perché a questo punto ha non solo la sua nuora, quindi Irene con suo nipote, quindi il piccolo Peter e poi dopo l'altro bambino, Jano, ma si trova anche a dover nascondere appunto i consuoceri e la sorella di Irene, Gerda.
fa un patto con tutta la sua equipe del circo, con tutta la sua troupe artistica, con tutti i suoi appunto stipendiati del circo. Sono circa 90-100 persone, quindi è un circo particolarmente numeroso per l'epoca. Lui li riunisce, dice che del circo non ci sono barriere di razza, non ci sono barriere di nazionalità, non ci sono nemici, quello che conta è il talento, e quindi impedisce a chiunque di parlare, di rivelare il segreto che loro si stanno prestando appunto a condividere. Minaccia anche di licenziamento immediato chiunque possa ostacolare questo suo progetto. Siccome la Gestapo frequentemente visita, ispeziona il circo per verificare appunto i documenti di tutti i suoi lavoratori, Adolf e Maria, quindi i proprietari del circo, ordinano anche di scavare un tunnel, una vera e propria galleria che dalla roulotte dove vivono i Dahmer Lorsch e possono condurli velocemente in un luogo più sicuro che è la gabbia degli elefanti o comunque le gabbie degli animali, dove gli uomini della Gestapo non sarebbero mai andati a ispezionare per timore appunto degli animali. E la cosa straordinaria, oltre al coraggio personale di questa coppia, gli Althoff, che non esita a rischiare seriamente per la propria incolumità tendendo la mano alla famiglia di Irene, va detto che tutta la famiglia del circo mantiene il segreto e tutta la famiglia collabora nell'accogliere con amicizia, un po' come anche lo spirito, dei circhi di tradizione, senza appunto rivelare mai le origini, ebree dei Dahmer. E tra le persone più vicine a Adolf Althoff c'è anche un artista di origine, marocchina, Mohamed Sarawi, che è una sorta di assistente di Adolf, molto vicino appunto al proprietario. E ogni volta che arriva la Gestapo esige immediatamente la lista dei lavoratori con i loro documenti, Adolf chiama Mohamed e gli dice questa frase in codice, gli dice: porta il libro paga dei lavoratori del circo e prendi quella bottiglia di ottimo whisky che ho messo da parte per accogliere i nostri illustri ospiti. La bottiglia di whisky è il messaggio in codice affinché Mohamed possa capire, l'avrebbe capito anche dalle divise della Gestapo, ma insomma diciamo era un linguaggio tra di loro, affinché Mohamed possa correre da Irene e avvisarli del pericolo e quindi permettere loro in pochi minuti di scappare attraverso un buco che era stato creato nel pavimento della roulotte lungo questa galleria, quindi nascondersi nelle gabbie degli animali. Ebbene, grazie appunto al coraggio di Adolf e di sua moglie Maria, tutta la famiglia di Irene può salvarsi dalle deportazioni, quindi può salvarsi dalla Shoah. Dopo la guerra, nei decenni successivi, i Dahmer e gli Althoff rimarranno sempre amici e continueranno a frequentarsi. Irene e Peter, poi diventato legalmente suo marito, avranno in tutto 5 figli, come ho detto, e la cosa più bella è che nel 1995, quando Adolf e Maria sono ormai molto anziani, vengono riconosciuti dallo Yad Vashem di Gerusalemme come giusti tra le nazioni. Giusti tra le nazioni è uno dei più alti riconoscimenti che dà lo Stato di Israele, ma in particolare il Museo Memoriale dello Yad Vashem, attraverso un'apposita commissione, ai non ebrei che a rischio della propria vita e senza pretendere nulla in cambio, cioè senza pretendere denaro o comunque senza compenso, hanno corso il rischio di prestare aiuto, di proteggere la vita di un perseguitato ebreo. In questo caso Adolf e Maria hanno salvato un'intera famiglia. Quindi una bellissima storia che in Italia è veramente poco conosciuta e che dimostra come in qualunque ambiente, in qualunque circostanza, qualunque sia l'estrazione sociale, culturale e qualunque sia la professione, la coscienza politica di una persona, si può sempre compiere una scelta di bene e decidere di comportarsi da giusti. Peraltro Adolf ha rilasciato pochissime interviste, ma in alcune interviste che si trovano in rete, quando lui è già molto anziano, lui dice questa frase bellissima, dice: beh, ma io non potevo rifiutare l'aiuto che mi ha chiesto quella giovanissima ragazza in quell'estate del 1941, quindi non ci ho pensato un attimo, mi sono consultato con mia moglie e immediatamente abbiamo deciso di aiutarla e poi di aiutare la sua famiglia. Però onestamente, se ci ripenso, se mi guardo indietro, non so neanch'io come ho fatto, so solo una cosa, che non potevo lasciarli nelle mani di quegli assassini.
perché se non avessi fatto niente, se avessi rifiutato di tendere quella mano, sarei stato anch'io un assassino come loro. Quindi una bellissima storia che è bello conoscere ed è una storia di resistenza, una storia di amicizia, una storia di salvezza. Alla